Benvenuti in diretta sull'Eco FM, sono tornati a trovarci gli amici di pasticceria e panetteria dell'Enaip di Lecco, accompagnati dal professor Marco Gennuso. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siete tornati a trovarci in occasione delle feste del Natale e quindi quest'oggi vedremo come cucinare, come preparare che cosa? Allora, quest'oggi i miei ragazzi hanno pensato bene, visto che il panettone era troppo scontato, di preparare la salsa di abbinamento per il panettone. Quindi non siamo andati su salse al mascarpone, non siamo andati su salse allo zabaglione, ma abbiamo fatto una salsa al caramello salato da abbinare al panettone. Salsa un po' particolare perché può essere o salsa da abbinare al panettone oppure può diventare una crema spalmabile aggiungendo del cioccolato. Insomma, e quindi, multiuso potremmo dire. Sì, esatto, una salsa semplice da realizzare con piccole attenzioni per non scottarsi, che tutti possono fare a casa, dal costo contenuto e che può tranquillamente accompagnare il panettone o il pandoro o la veneziana durante le feste di Natale. Allora, noi abbiamo predisposto voi avete predisposto, perché io non ho proprio fatto nulla, un bellissimo fornelletto a induzione, questo? Esatto, sì, un fornello di induzione Sul nostro bancone, dove adesso i nostri Leonardo, Michele e Silvia andranno a fare il caramello, di fatto. Esatto, infatti, sì, loro iniziano questo. Inizio a dare la ricetta, quindi 150 esatto. grammi di zucchero, 150 grammi di panna, 150 grammi di cioccolato per chi volesse fare la crema spalmabile al cioccolato e 5 grammi di sale. Quindi ingredienti molto semplici e fattibili a casa. Esatto, semplici, reperibili sul mercato senza nessun problema. Leonardo in questo momento sta iniziando a scaldare lo zucchero. Leonardo ha il compito più difficile, sostanzialmente sta sciogliendo lo zucchero per fare il caramello a secco, vuol dire che non parte con acqua e zucchero come solitamente si fa, ma direttamente dalla pentola inizia a sciogliere il caramello, lo zucchero. Quindi lo zucchero lo porta a una temperatura di 140 gradi e piano piano fonde nella nostra casseruola. E poi si forma il caramello. Così si forma il caramello. Questo è il modo, dicevi, un modo difficile. Ci sono più modi. Modo più difficile perché il rischio è quello che il caramello possa bruciare, mentre con il caramello con sotto una base d'acqua diventa più difficile farlo bruciare. È anche vero che un caramello così ottenuto è più controllabile nel momento della cottura e quindi nel momento in cui vogliamo scegliere il colore, il bruno che noi vogliamo dare al nostro caramello. Ricordatevi che un caramello biondo, cioè chiaro, sarà estremamente dolce, un caramello invece bruno, molto scuro, diventerà estremamente amaro, quindi bisogna scegliere una buona via di mezzo. Sul caramello si viaggia a vista, proprio perché la reazione dello zucchero è una reazione passati 120 gradi esotermica, quindi sviluppa calore e il caramello deve essere fermata, come si dice, la cottura. Fermiamo la cottura con che cosa? Fermiamo la cottura con della panna. Ok, quindi la panna anche qui la scaldiamo sempre su una piastra induzione in un'altra casseruola, la portiamo vicino alla temperatura di ebollizione in modo da diminuire la differenza di temperatura tra la panna e il caramello che noi andiamo a fare. Quindi bisogna essere capaci, diciamo, di non far bruciare lo zucchero, possiamo dire. Esatto, sì, l'unico metodo. Rischio è bruciare lo zucchero. Eventualmente dovesse succedere, non buttiamo via il pentolino perché lo zucchero è difficile da togliere, ma che cosa facciamo? Il consiglio per la massaia. Quando abbiamo il nostro pentolino, che la nostra casseruola che è sporca di zucchero, andiamo a riempirla di acqua, la facciamo leggermente di acqua bollente, la facciamo riposare per una mezz'oretta e tutto lo zucchero si sarà disciolto nell'acqua e sarà più facile anche pulire il nostro pentolino. La cosa bella della nostra crema al caramello salato è che può essere preparata il giorno prima, rimane comunque una crema sufficientemente fluida per essere versata sia a caldo, quindi riscaldata magari in un microonde, sia a freddo direttamente sul panettone. Consigli per il panettone. Che sia panettone artigianale, che sia panettone industriale, il consiglio è quello di metterlo a scaldare un attimino prima
del servizio. Scaldare cosa vuol dire? O la portiamo vicino a una fonte di calore, quindi come può essere un calorifero, un camino e così via, in modo tale che il burro contenuto all'interno del panettone possa ammorbidirsi e possa rendere il nostro panettone più soffice, ok, anche più caldo al palato, oppure, cosa che molti fanno, è quella di tagliarlo a fette quando è freddo, metterlo su una piastra e metterlo in forno per 5 minuti, biscottarlo leggermente in modo da avere un panettone il più possibile fragrante. Bene, bene, bene. Intanto vedo che sul tavolo c'è, mentre lì continua la preparazione del caramello, c'è anche dell'altro. Ci sono dei panini, questi salati, corretto, da servire il giorno magari del pranzo. Esatto, digitale. I ragazzi hanno pensato, facciamo dei panini un po' particolari. Prendiamo delle ricette sufficientemente semplici da fare, e le modifichiamo inserendo un ingrediente che le caratterizzi proprio per il pranzo di Natale. E quindi hanno fatto due ricette, adesso stanno facendo il caramello, quindi è il momento più, c'è anche un certo odore, diciamo, che delicato. Esatto, Leonardo sta sciogliendo il caramello. Fatto? Fatto. Ok, aggiungiamo la panna. A questo momento, questo è il momento più delicato, critico. Anche perché appunto nel pentolino a sinistra il caramello, nel tegame a destra la panna, ecco, questo qua si mescolano praticamente in modo tale, c'è un grande odore appunto di zucchero, ricorda molto quello dello zucchero fierato oppure poi del caramello, questo odore. E qui che operazione è stata fatta e perché è stata fatta? Allora, mettiamo la panna, uno per creare appunto il caramello e due per andare a fermare la cottura dello zucchero. Quindi il nostro zucchero oramai è pronto, era del colore giusto, se l'avessimo anche tolto dal fuoco sarebbe andato avanti a scaldarsi e quindi sarebbe arrivato a bruciare. Sì. E per fermare questa cottura abbiamo avuto bisogno di toglierlo dal fuoco e ad aggiungere la panna. La panna ha permesso di far scendere lo zucchero sotto i 120 gradi e di fermare la cottura. Questa è la salsa che abbiamo fatto. Provo a farla vedere in telecamera, Leo. Ecco il colore, ecco, è proprio quello tipico, okay, del caramello. Vedete, si vede bruno scuro. Questa salsa qui è la salsa ideale da mettere sul panettone. Se invece volete avere una crema spalmabile perché vi piace il caramello salato e così via, l'alternativa qual è? Fatta questa salsa, una volta pronta, la verso su 150 grammi di cioccolato al latte. Ah, che piace a tutti, insomma. Si può usare anche il cioccolato fondente, nel caso di cioccolato fondente al posto che 150 grammi, solo 120 grammi. Ok, e quindi qui poi si va di fatto Vado a sciogliere il cioccolato. Esatto, il calore del caramello scioglie il cioccolato e prepara appunto questa salsa che può essere invasata. Resiste per 2 settimane a temperatura ambiente, senza problemi, è pronta all'uso e quindi basta prendere una spatola e spalmarla tranquillamente su un panino, su un dolce, dove si vuole. Ah, insomma, e poi verrà il risultato, sarà quello, questo è caramello salato? Questo è una spalmabile a caramello salato e cioccolato al latte. Ecco, beh, fantastico, insomma, questa la consistenza, facciamola vedere, è proprio caramellosa, potremmo dire, ma qui anche con il cioccolato poi diventa una salsa perfetta per le feste. Esatto. Perfetta. E che volendo si potrebbe spalmare anche su questi panini di cui stavamo parlando. Esatto, sì, magari per fare la colazione di Natale, perché questi panini, come dicevo prima, sono panini un po' particolari. I ragazzi sono stati in Aosta, in fiera a Milano, a presentare un altro loro panino, il panino San Martino, un panino che ha riscosso un successo fatto con una serie di prodotti territoriali. Il successo è stato tale da essere richiamati in fiera, all'artigiano in fiera, per ripresentare questo panino. Quindi i ragazzi sono ritornati e hanno preparato in fiera qualcosa come 400 panini, panificando anche in fiera, quindi partendo dalla... Durante questa fiera hanno girato per la fiera alla ricerca di spezie particolari da portare a casa e da ristudiare. Tra queste due spezie ne risultano due, ma ve le faccio spiegare, ve le faccio raccontare da Michele. Allora, questo pane viene impastato con del sumaco, che è un frutto che si trova dall'albero del sumaco, la quale scorza del frutto appunto risulta salata e viene utilizzata in sostituzione del sale.
Mentre invece questo è del pane che utilizza dell'açaí, che è un altro frutto, che è una ciliegia proveniente da un albero che si trova nelle foreste amazzoniche. Invece questa risulta molto acida. Per produrre questo pane con il sumaco bisogna avere 500 g di farina, 250 g di acqua, 25 g di olio extravergine d'oliva, 15 g di lievito, 5 g di malto e 10 g appunto di sumaco. Per impastare, per fare questo pane bisogna semplicemente pesare ed impastare gli ingredienti per una decina di minuti, per poi farlo riposare per un'altra decina di minuti. Dopodiché l'impasto formato lo si spezza, si dà la forma della tartina che appunto è questa qui, lo si lascia lievitare per una quarantina di minuti o più e poi dopo si può mettere in forno a 240-230 gradi. Volendo è alla portata, ecco, anche per chi non è proprio espertissimo, esatto. Espertissimo, basta prendere un po' la mano quei lieviti, tutto, e vedere anche per la cottura, no? Quanto cuociono questi panini, per esempio? Cuoceranno per una trentina di minuti, credo una ventina di minuti. Ok, quindi la colazione perfetta per il Natale, questo, è servita. Questo pane l'hanno creato per gli antipasti, ok? Può essere fatto a tartina così grande per accompagnare, non so, un piatto di salumi, oppure a tartina più piccola addirittura per essere farcito ed essere un bocconcino da mangiare. Sull'altro pane invece che cosa avete fatto, Michele? Allora, per il pane con l'açaí appunto si utilizzano 500 g di farina, 125 g d'acqua, 125 g di latte, 40 g di burro, 20 g di zucchero, 17 g di lievito, 5 g di madrebianca, 5 g di malto, 8 g di sale e 25 g appunto di açaí. Per fare questo pane, semplicemente anche questo, si deve pesare gli ingredienti e impastarli una volta per una decina di minuti. Una volta impastati gli ingredienti bisogna farlo riposare per una ventina di minuti all'interno di una bacinella unta coperto con del cellophane. Dopo bisogna spezzarlo in pastoni, formarlo facendo appunto altre tartine o semplicemente altre forme un po' più schiacciate. Dopo lo si fa lievitare per 40 minuti e poi lo si mette in forno a cuocere per 20 minuti o di più a 200 gradi. Insomma, dai, precisissimi, Marco, anche i tuoi studenti diciamo che sono molto preparati, sembrano. Sì, infatti, eh? Poi questo panino qua invece è stato creato per i secondi, ok? Quindi un pane per gli antipasti, un pane per i secondi e alla fine una crema per il Natale. Questi sono tutti una serie di interventi e di specializzazioni che i nostri ragazzi in laboratorio insieme al professor Crippa, il nostro professore di panificazione, fanno per approfondire sempre di più questa materia che insieme alla pasticceria completa il loro ciclo di studi. Tenete presente che loro sono ragazzi di seconda. Sì, secondo anno, quanti se ne fanno per questo indirizzo? Sono 3 anni più uno più il quarto anno. Ok, quindi diciamo che sono circa metà del percorso e ci hanno già fatto vedere un bel po' di cose. Diciamo che siamo... vi ringraziamo Michele, sono due Michele quest'oggi. Michele che ha preparato questi due tipi di panini. Ringraziamo anche Leonardo che è riuscito nella ardua impresa di preparare caramello, ma anche l'altro Michele e Silvia che sono stati qui studio con noi e ci hanno aiutato a capirci qualcosa di più su cosa preparare per le feste. Grazie anche a te, Marco, che ci hai spiegato tutto. Grazie a voi e buona serata e buon Natale se non ci vediamo. Buon Natale a tutti.